Ciao ragazze, benvenute in questo video dove vi voglio far vedere le fustelle natalizie. Allora, sono arrivate in due fasi, quindi due già l'ho provate e tre sono arrivate stamane e sono molto molto contenta e quindi ho deciso di mostrarvele. Poi ho anche un acquisto Amazon che lo volevo provare, ancora non l'ho provato, ma bando alle ciance, partiamo subito. Allora, questo acquisto, perché dopo vi devo girare l'impacchettamento, questo acquisto è veramente soddisfacente. Adesso vi faccio vedere. Allora, vabbè, questo è un nastro di juta. Niente, ho preso anche altre cose, però già alcune l'ho tolte perché qui non si capisce più niente. C'è proprio il caos più totale, ma proprio più totale. Vabbè, abbastanza carino. È di juta, bassino. Ci piace per i fiocchetti. Va bene, va bene, va bene. Oh, vi dicevo, questo qui è un embossing e simula la cera lacca. Questa la devo provare, ragazzi, la voglio provare. E si fa con la fustella, però voglio vedere se magari facendolo anche con una pressione, no, ma non credo. Ci vuole per forza la Big Shot. Questo poi ve lo farò sapere perché non voglio fare un video lungo perché vi voglio mostrare solo le fustelle che chi le vuole ordinare, se no i tempi sono un po' lunghetti, ragazze, e ho detto è meglio che gliele faccio vedere in modo che chi vuole ordinarle lo può fare perché ci sono 15-20 giorni. Allora, la prima, questa ancora non l'ho aperta. Ecco, l'altra l'ho aperta, questa non l'ho aperta, mi è sfuggita. Vabbè, allora guardate che cos'è. Questa qui è per fare le stelle di Natale. Le stelle di Natale, umaro, le stelle alpine. È un fiore bianco bellissimo. E questo qui è, diciamo, la fustella che con la quale li realizzerò. È veramente carino e mi piace. Se, invece di mettere sempre queste stelle di Natale, stanno pensando di mettere quelli. Poi, questa ve la mostro per ultima perché sono super felice. Questo qui in realtà non lo volevo aprire perché tanto si vede lo stesso. Allora, queste ragazze, guardate. No, vabbè, dai, ve lo apro. No, così si capisce ben poco. Allora, questo l'ho preso, ma lo dovrò rimettere in una bustina. Perché cosa fa questa? Questa fustella fa i cerchi. Quindi togliendo, ecco, fa questa dimensione qui. Se voglio la dimensione più piccola, fa tre misure, ecco. Rimetto questa parte e quindi farà il secondo cerchio e poi metto l'ultimo. Ecco qua. Hanno un diametro, ma poi vi metto il link in descrizione di queste fustelle perché in realtà ci sono varie dimensioni. Quindi dal link voi lo aprite e decidete i cerchi che fanno per voi. Allora, questo ha un diametro di 4, 8, 12. Io ho preso 4, 8, 12. Con una sola fustella facciamo questi tre cerchi. Ok? Ecco, perché devo fare un lavoro e sta a tagliare i cerchi, sinceramente era antipatichello. Poi è gagliardo perché vedete, si tolgono e quindi, oppure si può lasciare e si fa il bordo, poi ve la farò vedere.
tanto devo fare dei tutorial e mano a mano vi mostro come utilizzarlo. Poi questa sono le ghiande, perché io le adoro. Ecco qua, c'è la foglia della ghianda e le ghiande di tre misure. Eccole qua, con la parte sopra e la parte sotto. Ecco qui, questa pure mi piaceva tanto. Questa poi è una casetta. Eccola qui. Anche questa è super, super deliziosa. Può diventare anche una piccola lanterna. C'è la base, c'è il tetto. Questo è il laterale, poi c'è questa che è avanti e dietro. Io perché ho la Big Shot, quella piccola, e è più che sufficiente. Cioè quella piccola, quella normale. Poi vi faccio vedere quella che aspettavo con tanto entusiasmo. Ta-da-da! Guardate ragazzi, è la renna. È la renna, invece di star lì a tagliarla, perché questa ce l'ho, ce la dovrei avere pure per la ricamatrice, che ancora nel mio io ho tutte pennette, non mi ricordo dove ho messa, comunque mo la cercherò di nuovo. Cioè sia con la ricamatrice, se no me la ridisegno, e ho preso pure la fustella. Eccola qua. La trovo super super deliziosa questa qui. Siccome me l'hanno chiesta coi nomi, le devo fare per una classe a Natale, già si sono organizzate, allora l'ho presa. Allora, per quanto riguarda gli acquisti, finito qui, cioè io ho preso tanto di più, ma le altre cose non sono interessanti quanto queste, perché ve l'ho fatte vedere, perché le altre cose sono nastri, pigne, insomma le pignette, queste cosette che servono per decorare, quindi non è che ve le devo annoiare a farvele vedere, i nastri, a quadri, a pois, insomma quello che può interessare, quello ve lo potete scegliere tranquillamente da sola, da sole, ma queste ve le ho fatte vedere perché se volete acquistarle, che magari fate delle bancarelle sotto Natale, queste le dovete acquistare in anticipo, quindi già se le ordinate adesso arriveranno a fine ottobre. Insomma, poi le dovete lavorare e, come capite bene, stiamo in ritardo. Cioè io no, perché non è che devo fare bancarelle né devo venderle, insomma lo faccio per le poche persone che ho, perché poi c'è il lavoro da mandare avanti, quindi non è che mi posso mettere a fare tanto di più il canale. Ecco qua, allora ragazzi, io vi metterò di queste 5 il link sotto in descrizione, che chi ne vuole insomma, approfittare, no, perché insomma i prezzi sono buoni, però i prezzi sono buoni, sono veramente buoni. E niente, spero che anche questa informazione sia gradita. Io adesso vi strizzo in un forte abbraccio, vi do un bacio e mi metto a girare subito l'impacchettamento, perché ogni promessa è un debito. Questo uscirà sicuramente dopo l'impacchettamento, quindi parlo a zig zag sembra, ma no, perché è arrivato il pacco, ho detto adesso faccio prima questo video, questa ripresa, e poi lo farò verso la sera, lo farò uscire, vediamo un po', va bene? Io adesso vi saluto e mi sbrigo subito a fare l'impacchettamento. Ciao!